Ok ragazzi, siamo sempre qui sul Fiat Fiorino perché andremo a sostituire il filtro abitacolo che si trova qui sotto. Il filtro abitacolo metteremo questo della Manfilter e niente, lo andiamo adesso a sostituire. La prima cosa, apriamo il cassettino porta oggetti, troviamo qua. No, non è così. Allora, per tirar giù il filtro abitacolo dobbiamo svitare tre brugole, una qui e questa centrale grossa qui, e poi ce n'è altre due qui sotto, si vedono, ce n'è credo un'altra, ce n'è qualcuna sotto lì, e si estrae completamente il vano porta oggetti e dietro troveremo lo sportello poi per sostituire il filtro. Oh, mi vuoi rubare il lavoro? No. Allora tu. Oh, spiega agli amici che cazzo stai facendo. Allora, adesso sto iniziando a togliere la prima vite grossa qua con una brugola. No, sai? No, non ci vedo io. Fammi vedere. Da 5. Da 5, okay. Sta qua. Poi ce ne abbiamo altre due, se non ricordo male, che sono qua. Tu non ci vedi più un cazzo. Qua sono Torx. Sono Torx? Non sono Torx. Non lo so che misure, non grosse. Ok, quindi smontata la vite centrale a brugola da quanto è? Da 5. Da 5. Abbiamo qui una T, cos'è? T25. T25 Torx. E dobbiamo svitare la vite laterale. Una questa qua. Ok. E adesso ce ne dovrebbe essere un'altra qua. Ok. Ok. Poi non ricordo se sotto, ma mi sa di sì, ce n'è altre. Iniziamo a svitare queste tre, poi vediamo come reagisce, ma non si muove. Invece ci sono quelle sotto. Allora, okay, ce n'è un'altra qui, esatto. Sempre con la Torx da togliere, quindi sono tre più una, quattro. Sì, tre Torx e un brugolone in fondo. E quindi sono quattro viti alla fine in alto. Sì, e vediamo anche in basso. Niente di che, ma non è il sistema della panda che è più semplice. Non si muove, ma mi manca ancora qualcosa. Ok, allora, come avete visto, è venuto via tutto il coperchio. C'erano sotto altre tre brugole che ho svitato e sono queste qua. Dopo ve le faccio vedere dal coperchio. E qui ragazzi troviamo il coperchietto, ecco, viene via così con il suo filtro. Guardate la schifezza che troviamo. Sì. No dai, dentro non sembra messo malissimo, però guardate il filtro è pieno veramente di schifezze. Quindi niente, adesso gli diamo una bella soffiata a tutta la zona qui, perché tanto vedo che foglie e quant'altro non ce n'è, quindi non abbiamo problemi di foglie e quant'altro. Gli diamo una bella soffiata con l'aria compressa e poi andiamo a mettere il nuovo filtro. Allora ragazzi, vi faccio vedere, qui abbiamo il cassettino al contrario, vedete le viti da togliere sono 1, 2 e 3 che trovate qui in fondo. E sopra sono 3, 1, 2 e 3 e 4, che ce ne sarebbe anche questa qui spaccata. Ok, quindi sono 4 viti sotto e 3 viti sotto. Poi chiudete il cassetto e vi viene fuori tutto. Non ve l'ho fatto vedere ragazzi perché mi è venuto giù tutto di colpo. Qui ci sono questi 3 agganci che sono praticamente qui, questi qua, 1, 2 e 3. Niente, un'operazione ragazzi semplicissima. Adesso non serve altro che rimettere il filtro. Ricordiamoci la posizione. Allora, la posizione ragazzi è con la freccia rivolta verso l'alto, quindi in questo modo qua. A parte che c'è la sua linguetta, non si può sbagliare. Lo prendete e lo rinfilate così fino in fondo, rimettete il coperchietto, rimettete di nuovo il cassetto, le 3 viti sotto e le 4 viti sopra. Qui chiudete a pressione e siamo a posto. Dai, un'operazione abbastanza semplice, dai, anche questa. Ti fa un po' scomodo lì sotto arrivare a smontare le viti, però per il resto, dai, non è difficilissimo. Ok ragazzi, anche per questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao e alla prossima!